comunicare o di muovermi nel panorama degli eventi. Beh, innanzitutto grazie di essere stato invitato. Il mio contributo è un contributo molto più pragmatico, quindi mi scuso già in anticipo per, la, diciamo, per diciamo, l'approfondimento non così intenso come nei precedenti, interventi. Beh, diciamo che Fiera di Roma nasce 5 anni fa proprio per dare anche questo turismo a Roma, nel senso che Roma non aveva turismo business se non di giornata legate ai ministeri, quindi un forte investimento da parte della città e la creazione di questo nuovo centro fieristico che insieme alla futura Nuvola di Fuxas dovrebbe chiudere un po' quello che è un'offerta turistica legata al business congressuale fieristico della città di Roma. L'importanza di questa nicchia, che è una nicchia diciamo pregiata, è nota a tutti, no? Slavo Coni dà un moltiplicatore da 10 a 18 volte il fatturato creato a seconda dell'internazionalità dell'evento che viene ospitato. Noi siamo passati da 11 milioni di fatturato nel vecchio polo a 36 quest'anno, con prospettive nel 2012 di andare intorno ai 42 milioni di euro. Quindi se noi facciamo un moltiplicatore anche più basso, è una ricaduta temporale da 420 milioni di euro. Invece parlando del turismo, noi cosa abbiamo diciamo individuato? Ci siamo resi conto che il mercato turistico dal punto di vista fieristico ormai ha già una serie di appuntamenti generalisti e quindi abbiamo cercato di individuare un modo diverso di approcciare questo settore. Come? Creando all'interno delle varie manifestazioni che ospitiamo durante l'anno degli approfondimenti turistici tematici. Nella Fiera Cavalli abbiamo aperto un settore dedicato al turismo diciamo legato al mondo del cavallo, all'interno del salone nautico un settore della borsa, una borsa del turismo del mare, all'interno del diciamo dell'Art City Exchange, quindi un appuntamento che curiamo insieme a Federalberghi legato appunto alle città delle alle città culturali. E quest'anno abbiamo aperto insieme ai nostri partner un approfondimento sul patrimonio marittimo, quindi una verticale molto, molto precisa su quello che è un interessante settore che vedrà nei prossimi anni un forte sviluppo, quello che è appunto proprio legato a chi vuole fare delle esperienze, quindi non chi vuole fare un turismo classico, ma chi vuole andare a scoprire determinate situazioni legate appunto al patrimonio marittimo. Questi sono soltanto alcuni stimoli che vorrebbero portare ad arrivare alla creazione di un evento non fieristico, ma legato proprio a una piattaforma, diciamo, di carattere internet, più diciamo con un aspetto, diciamo, vorremmo entrare nel mondo del turismo fieristico in maniera diversa, perché il turismo generalista secondo noi ha fatto un po' il suo tempo, quindi con la BIT oggi non c'è più necessità di un evento fieristico tradizionale, quindi abbiamo spacchettato in tanti turismi andando a individuare nelle nostre manifestazioni che abbiamo messo in calendario degli approfondimenti tematici. Non so neanche se c'è bisogno della BIT, scusate. Sì, infatti, no. Volevo chiedere invece una cosa, cioè, tutte le tendenze internazionali dicono come ci sia una sorta di sfumatura, una volta si parlava di segmenti precisi tra leisure e business, oggi in realtà soprattutto quando si parla di turismo esperienziale probabilmente le due categorie tendono a non sovrapporsi pesantemente e non esiste più, perché in ogni caso qualsiasi sia la motivazione del viaggio quello che conta non è la motivazione ma lo stile, quindi io mi scelgo in ogni caso l'esperienza tailor made, mi scelgo sempre qualcosa che poi potrò andare a raccontare. Non so se voi avete rilevato anche questa tendenza. Sul settore congressuale direi proprio di sì, sull'aspetto fieristico in qualche maniera chi viene a una manifestazione fieristica è molto più ancorato per la necessità di fare incontri non concordati preventivamente, quindi in qualche maniera la location è fondamentale, ma per quanto riguarda proprio l'area dei contatti business. Per quanto riguarda i congressuali, in effetti noi abbiamo alcune esperienze maturate in questi anni che hanno visto la piazza di Roma avere un successo negli iscritti ai convegni superiore al 10% rispetto alle esperienze precedenti, perché Roma, quindi la grande opportunità di far vivere un'esperienza di Roma, perché Italia cosa potrebbe assolutamente, questo noi
ci sono dei ritardi, non che ci sia una... Sì, magari approfittiamo e facciamo, io vorrei, no, sono arrivato alle informazioni, facciamo un giro velocissimo. Insomma.